Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro canale In Sport. Oggi siamo alla sesta puntata della rubrica Training Spot e Giuseppe ci parlerà di metabolismi muscolari e naturalmente come allenarli. Partenza e premessa. Tutti parlano di, come abbiamo spiegato anche negli episodi precedenti, nei video precedenti, fai così che sviluppi la potenza, fai così che sviluppi l'ipertrofia, fai in questa maniera che sviluppi la resistenza. Ma perché? Anche quando abbiamo parlato del metodo Hatfield, infatti abbiamo parlato di una classificazione di ripetizioni. Prima di andare a vedere questo tipo di classificazioni, andiamo a vedere che cosa scaturisce cosa. Partendo dalla cosa più basilare di tutte, andiamo a vedere come il muscolo va a contrarsi grazie comunque all'utilizzo di energia. L'energia che noi utilizziamo di base viene da una molecola stupidissima che si chiama ATP, adenosina trifosfato, presente come ADP, di fosfato, all'interno del nostro corpo, ma grazie alla scissione comunque di un fosfato dalla creatina, che è una proteina appunto atta a tenere fosfato, forma praticamente questa ATP. L'ATP purtroppo ha una piccola pecca: si consuma velocemente nel nostro fisico, viene ristabilita comunque abbastanza velocemente, ma non è che non la perdiamo e ciao mare. No, viene eliminata velocemente tramite delle contrazioni molto vigorose. La prima forma che vai, la dà, e infatti viene utilizzata anche, viene chiamata anche il metabolismo della creatin fosfato, e viene principalmente utilizzata negli sport di forza. Ok? Quando noi andiamo a fare delle ripetizioni di potenza, per esempio andiamo a fare quelle 2, 3, 4 ripetizioni, anche 5 ripetizioni, comunque che rientrano nel range dei 10 secondi di contrazione, noi andiamo a consumare questo elemento, ok? Questa è creatin fosfato, è tutta questa così. Quindi quando noi vediamo Bolt, per esempio, che percorre praticamente i 100 metri in meno di 10 secondi, noi dobbiamo pensare che lui le sue scorte di glicogeno neanche le ha usate. Sono tutte di base creatinica. Che succede? Un secondo metabolismo molto importante, che è quello che a noi ci interessa per far crescere il muscolo, perché noi ci vogliamo muscolosi e belli, pompati, è quello della glicolisi. La glicolisi purtroppo qua si apre praticamente un mondo, perché c'è quella anaerobica, lattacida, e quella anaerobica alattacida. Diciamo che in quella alattacida rientra il primo che abbiamo detto, comunque, perché non si produce acido lattico e comunque si produce sempre una forma di energia. Nella parte invece della glicolisi lattacida è quella che va come tempi di contrazione superiore ai 12-15 secondi, di conseguenza anche 30 secondi di allenamento. Qui si produce, come dice il termine stesso, acido lattico. Questo è quello che comunque fanno principalmente i bodybuilder, perché gonfiando, appunto, andando a sforzare, proprio a sfibrare il muscolo oltre le 10-12 ripetizioni, vanno comunque a consumare, a produrre energia sfruttando glicogeno in questo caso, ma producendo acido lattico, quindi vanno a lavorare in assenza di ossigeno. Ok? E per ultimo abbiamo comunque il metabolismo della beta-ossidazione, che è quello comunque che viene utilizzato per dimagrire, grosso modo, che è quello che noi dovremmo utilizzare per dimagrire, perché va a bruciare i grassi ed è un metabolismo molto lento. Cioè, molti che hanno fatto mezz'ora di zumba, che fatto? Non ho fatto niente, perché mezz'ora di zumba non hai consumato niente. Per consumare comunque grassi, per far attivare questo tipo di metabolismo, ci vuole del tempo, ci serve uno sforzo prolungato appunto nel tempo, e quindi con una corsa continua e costante, un allenamento continuo e costante, e soprattutto una frequenza cardiaca stabile. Diciamo che, pardon per l'interruzione, vai. Detta così, adesso si mettono tutti a correre senza fare altro, così dimagrisco. Allora, quando parliamo di metabolismi, sono stati divisi per comodità. Ricordiamo che però il nostro organismo non consuma mai selettivamente solo un tipo di substrato energetico, quindi non solo
carboidrati, non solo grassi, non solo proteine, anche se le proteine sappiamo che non sono deputate proprio all'utilizzo per l'energia. No, quello... Le proteine sono strutturali, nel momento in cui si va in catalisi proteica vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Ed è l'errore che si può commettere facendo corsa di continuo. Non integrando. Integrazione cosa intendo? Non intendo integrazione proprio come proteine aminoacidi, ma integrazione proprio intesa come carboidrati. Ok? Un soggetto che è un maratoneta che fa praticamente 42 km, naturalmente ha bisogno di un introito di carboidrati elevatissimo, anche di grassi. Naturalmente grassi buoni come quelli del salmone, come quelli per esempio della frutta secca, certamente anche quello delle uova, per esempio il tuorlo, ma certamente non si andrà a mangiare la maionese per fare, giusto perché devo mettere grassi, allora è buonissima, io ho una pecca, una debolezza che ho verso la maionese. E, detto questo, abbiamo detto giusto perché appunto si combinano questi metabolismi. Abbiamo dato un'infarinatura molto generale e andremo a trattare singolarmente questi metabolismi per tipo di allenamento. Ok? Il video per me può finire anche qua. Il video quindi termina qui. Io vi saluto, anzi vi salutiamo, vi auguriamo un buon allenamento e ricordate di cliccare mi piace al video, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, sulle nostre novità. E niente, vi auguro di nuovo buon allenamento da In Sport. Ciao. Ciao. Non mi posso muovere, ragazzi, c'ho un dolore alle gambe che non potete immaginare.